Bene, buonasera a tutti. Cominciamo con questa presentazione, con questo incontro. Benvenuto a tutti quanti voi, vi ringrazio di essere qui. Ringrazio anche per il benvenuto anche il professor online su Zoom. Prima di cominciare, informo tutti quanti che questo è un evento pubblico. Al momento siamo in registrazione su Zoom, inoltre verranno probabilmente scattate delle foto, fatti dei piccoli video che verranno utilizzati sui nostri social media a titolo informativo, quindi senza alcun fine commerciale. E passo la parola a Piero, che già l'organizzatore di questo incontro e non solo, per vari ringraziamenti. Passo la parola a chi ci consiglia. Vabbè. Io mi ricordo che 6 anni fa ci eravamo ritrovati qui, eravamo 4 giovani giovincelli che erano appena tornati, e quindi ritrovarci qui dopo 6 anni, dopo tutto quello che abbiamo vissuto, è bello, però poi ne parliamo. C'è Peter, infinita. No? Okay, no. Prima di iniziare volevo intanto ringraziare di essere cioè, a voi che siete venuti, e poi volevo salutare quelli che sono anche connessi. Diciamo che ci sono tanti partecipanti a questo incontro, perché il progetto che si chiama Magnus Lupus è un progetto che include diversi attori. Quindi volevo iniziare un po' a fare dei ringraziamenti veloci dei presenti. Il primo, Daniela Saltalin, che ci è venuta a trovare dal Veneto, che è la diciamo, vicepresidente di Plant for Development Italia, e online c'è Mario Trevisan, che è il presidente di Plant for Development Italia. Quindi grazie che ci siete. Un Grazie. applauso. Io sono Piero, presidente di Roccia Viva, una cosa che e poi abbiamo c'è Ecosystem Restoration Camps, che è una piattaforma internazionale, di cui abbiamo il presidente, che è Yan He, ecco, il signore bellissimo. Poi c'è la Camp Director, che è Cristina Bianco. Poi abbiamo, qui c'è una lista, Mario Ciarmoli e Franco, che rappresentano la Fondazione Nuova Space. Non so se c'è lo Salva Dragone. Piacere. Rappresentamento di Maschio di Casa, giusto? Sì. Made in Dubai. Grazie di essere venuti. Non so se ci sono i ragazzi di Punto TG. Vedi online? Va bene, noi li ringraziamo uguale. Poi c'è Domenico Capolombo dell'Università di Bari. Peter Zidane, che è direttore di Co-Managing Director at Earth and Ecosystems Excellence for Eco-Modeling and Restoration. E poi c'è Gigela Sigismondi, che rappresenta l'AIME, Istituto Italiano di Medicina Forestale. Ci danno supporto da un annetto. Iniziamo in collaborazione insieme ad Antonio Corrado. Non ti nascondere. Pensavi che non ti avessi visto. Non so se diventa. E poi tutti quei partecipanti, che comunque ci hanno sostenuto già da quando è partita tutta l'esperienza 6 anni fa. Anche Gianfranco, che mi ha insegnato tanto della natura e del territorio. Tanti presenti, anche la mia famiglia, vorrei sempre presenti, bene. Grazie, se dimentico qualcuno, beh, c'è Tiziana che è segretaria, tesoriere del presidente, tesoriere di Roccia Viva, e Manuela. Quindi niente, spero di non aver dimenticato nessuno. Ecco, cominciamo.
Vuoi cominciare? Certo. Allora, entriamo, buonasera. Entriamo un po' più nel vivo del perché siamo qui e cominciamo proprio a presentare questo progetto Marcus Lupus, che ha il grande obiettivo, il meraviglioso obiettivo di occuparsi della rigenerazione di alcuni ecosistemi del sud Italia, del nostro territorio, al momento completamente impoveriti a causa della scarsa gestione dei terreni. Quindi cominciamo presentando il team di lavoro del progetto. Ovviamente Piero ti ripasserò la parola perché ricominciamo proprio da Lucia Viva, quindi te la ripasso in qualità di presidente dell'associazione Lucia Viva di Matera. E hai circa 10 minuti a disposizione. Passo. Cri, puoi andare avanti con la presentazione? Ok, ancora una volta. Ah, ringrazio Rosita, non so se c'è per il logo, per il discorso. Non c'è problema. Diciamo che questa è una collaborazione tra tre entità. La prima è Roccia Viva, di cui sono il presidente. E un'altra slide avanti. Cri. Va bene, allora noi siamo, per chi ci conosce, abbiamo iniziato proprio qui in questa sala 6 anni fa, quando io sono tornato da Taiwan, dove ho studiato il dottorato. Abbiamo creato questa PS che è stata attiva da allora, quindi da 6 anni. Gli obiettivi sono diversi. Ho riassunto un po' così, cioè, creare comunità e rete sul territorio, riforestare le aree integrate e diffondere i valori della permacultura. Permacultura, diciamo, il primo convegno che abbiamo fatto 10 anni fa era proprio a proposito della permacultura, che tutte le pratiche e i modi di condurre una vita in maniera sostenibile, quindi che non seguono un sistema di infinita crescita con limitate risorse, ma in realtà riescono a integrare una vita più in armonia possibile con l'ambiente che ci circonda. E poi organizzazioni di eventi culturali e educativi per la comunità locale. Diciamo che tante cose sono state fatte in questi 6 anni. Intanto ci pare un grande applauso perché non ho fatto tutto in maniera volontaria, nessuno ha fatto niente. Diciamo, inizialmente, quando ho organizzato il primo convegno qui, Giuseppe Castoro, che è un proprietario della masseria La Fiorita, lui partecipa e dopo 5 minuti se ne andò. Perché dice che noi giovani tendiamo a parlare tanto ma a non fare fatti. E in realtà io lo inseguì e ho lavorato per lui alla masseria e poi ha iniziato ad avere fiducia in me all'epoca e ci ha donato 5 ettari di terra dove abbiamo cominciato il progetto di riforestazione. Quindi senza parlare lunga, diciamo, dopo 2 anni abbiamo iniziato le piantumazioni e in autunno fino ad oggi, ogni autunno, abbiamo piantato 8.000 piante, che sono lì, potete andare a vedere, la masseria La Fiorita, grazie all'aiuto di tantissimi volontari. Oltre a questo, sono state fatte infinite cose, tra cui l'organizzazione di un corso di permacultura ufficiale, abbiamo fatto un evento internazionale con il Calar, California, giusto? Di costruzione di bioedilizia, di costruzione in terra cruda, terra. Materiali naturali autoportanti, e anche quello è su un terreno a gradina. E diciamo che l'obiettivo all'inizio era di fare dei progetti pilota, tra cui quello nella terra di Tiziana, che è a gradina, e soprattutto la masseria La Fiorita, per poi poter espandere quel modello a diverse terre. Puoi avere una slide avanti? Sì. No, ma c'era una capacità di luce, se non sbaglio. No, allora va bene, lascia qua. E quello che abbiamo fatto praticamente, oltre a ripiantare gli alberi, è sicuramente fare tantissima progettazione sui vari terreni che abbiamo. Abbiamo organizzato un corso ufficiale di permacultura, abbiamo organizzato diversi corsi brevi di 3 giorni, sempre alla Fiorita, dove ospitavamo gente. Siamo entrati, diciamo, in città con corsi su orti urbani, eccetera. Abbiamo fatto tantissimi banchetti in centro.
città, e diciamo da un anno a questa parte, diciamo, le cose stanno diventando sempre più grandi, grazie anche a tutti i documentari che sono stati fatti su di noi. Abbiamo un servizio RAI, abbiamo noi stessi fatto dei documentari che hanno girato, Italia che cambia ha scritto di noi, diciamo che piano piano ci siamo fatti un curriculum. E grazie a questo curriculum che altre entità esterne a noi, anche internazionali, sono entrate in contatto con noi. La prima è proprio la prima è proprio Ecosystem Research on Cairns, che un anno fa, se non sbaglio, io li ho contattati in primis, ho fatto la domanda per entrare a far parte della loro rete e loro hanno accettato. Quindi abbiamo iniziato a collaborare con loro e poi magari Cristina parlerà meglio di quello di cui si occupano loro. Quindi questo, per ora questo, grazie. Ok, buona serata, c'è bello vedere tutti. Cristina farà la presentazione per ci. Purtroppo non parlo italiano, so. Scusi. Che bravo, Jan-Hein! Ah. Jan-Hein, you should say it again, because the microphone was not on. Ah. Buona serata, c'è bello vedere tutti. Cristina farà la presentazione per ci. Purtroppo non parlo italiano, scusi. Bravo! Bravissimo! Ok, va bene, allora intanto io parto. Vedete le slide? Sì. Perfetto, ok. Allora, quindi siamo qui Jan-Hein e io questa sera. Jan-Hein è il direttore di Ecosystem Restoration Camps, ERC. E vabbè, io per questa sera sono la portavoce perché, come avrete intuito, sono italiana. E beh, grazie a Piero, grazie a Daniela, Roccia Viva, Plan for the Planet, a tutti voi che siete presenti per aver, insomma, reso possibile questo evento. È molto bello essere qua tutti insieme, anche se noi siamo, insomma, non proprio lì con voi presenti. Allora, due parole su questa prima immagine, questa prima slide, prima di poi addentrarci più nel che cos'è Ecosystem Restoration Camps, perché questa immagine è molto importante per capirlo. Quindi questo è il Loess Plateau, un alto piano che copre circa 600.000 chilometri quadrati in Cina, e questa è praticamente stata un'area che ha dato vita alla civiltà cinese, una culla della civiltà. E l'immagine a sinistra mostra un paesaggio molto degradato, un deserto, che però non è un deserto naturale, è un deserto che è stato creato dall'uomo nel corso dei millenni, nel corso di millenni di sfruttamento del paesaggio, delle risorse naturali, di agricoltura tradizionale, sovrappascolo, e quindi una regione che un tempo era stata così fertile da dare vita e ospitare una civiltà dalla storia millenaria e poi è stata trasformata in questo. Da 1994 al 2002 la Banca Mondiale insieme al governo cinese hanno portato avanti un vastissimo progetto di ripristino dell'ecosistema del bacino idrico del Loess Plateau ed è qui che insomma in qualche modo comincia anche la storia di Ecosystem Restoration Camps, perché il nostro fondatore John D. Liu, che era ed è ancora regista e reporter, ha avuto l'incarico di filmare questo progetto e la trasformazione di quest'area. Quindi insomma, come avrete intuito, come forse sapete già se avete visto anche i documentari, la foto a destra è come il Loess Plateau appare dopo 20 anni, dopo che questo progetto è stato insomma realizzato, portato a termine. Quindi è una trasformazione abbastanza radicale, è una trasformazione che è agricola, ecologica, ambientale, ma anche sociale, perché mentre i pendii di queste colline tornavano a brulicare di vita, di biodiversità, di bellezza anche, la vita e l'abbondanza tornavano anche nelle comunità locali. E quindi John, il nostro fondatore di ERC, è stato così colpito da questa trasformazione, che è stata così profonda, completa, così olistica, che ha deciso che questa sarebbe diventata la sua missione su questo pianeta, da qui che è nato anche Ecosystem Restoration Camps, ERC.
E come ultima cosa, soffermandomi su questa slide, volevo sottolineare che queste trasformazioni di intere regioni, in questo caso l'area interessata era più o meno grande quanto la metà del Belgio, sono possibili, cioè possono essere replicate. E questo può essere il futuro di molte regioni che hanno avuto storie, hanno ospitato civiltà millenarie e che per questo hanno magari appunto hanno visto un lento degradarsi dell'ambiente, hanno visto un desertificarsi dei loro terreni. E quindi questo è possibile, questo può essere anche una storia futura per Matera, per la Basilicata, per l'intero Sud Italia e per molte altre regioni al mondo dove sono situati altri ecosystem restoration camps, altre iniziative che fanno parte della nostra network. E questa, insomma, questa è una bella immagine perché dà forza ed è questa la forza che sta alla base della visione di Roccia Viva, che sta alla base del movimento globale di ecosystem restoration camps, che sta alla base anche di organizzazioni come Plan for the Planet. Possiamo andare avanti con l'altra slide. Allora, quindi parlando un pochino più nello specifico di ERC, Ecosystem Restoration Camps, noi siamo appunto un movimento globale dal basso per il ripristino degli ecosistemi. Al momento siamo un network di 55 iniziative, quelli che chiamiamo camps, e lavoriamo insieme sia online che offline, soprattutto offline ovviamente, per ripristinare ecosistemi, restituire biodiversità al territorio, rinverdire la terra, sequestrare CO2, migliorare le condizioni di vita e la sicurezza alimentare delle comunità locali. E, insomma, a IRC lavoriamo con progetti che hanno soprattutto delle radici ben radicate nel territorio, perché innanzitutto è molto importante partire dal territorio stesso, dalle iniziative che sono grassroots, che sono proprio nate all'interno del territorio per garantire l'impatto a lungo termine di questi interventi. E per ripristinare poi gli ecosistemi, riportare vita e riportare abbondanza in modo che sia perpetuo, insomma, che duri nel futuro. E noi insieme a questa network di 55 camp, 55 progetti, grazie a loro soprattutto, stiamo avendo un impatto globale su molti paesaggi degradati in aree diverse del mondo. Ok, next slide. Perfetto. Allora, qui vedete una mappa. Vedete più o meno tutte le regioni in cui sono presenti i nostri camp, sono 55 al momento, ma siamo in continua espansione, ogni anno ne aggiungiamo di nuovi. E siamo partiti nel 2017, quindi siamo anche un'organizzazione ancora abbastanza giovane, con un progetto solo nel sud della Spagna, un camp nell'area di Murcia, Camp Altiplano. E appunto da quel momento ad oggi siamo diventati 55 progetti bellissimi che fanno parte del movimento globale di ERC. E ovviamente Roccia Viva è uno di questi ed è il primo Ecosystem Restoration Camp in Italia. E insieme con la forza di questo movimento globale, di questa bella rete di partner, come anche Plan for the Planet e anche altri partner che fanno parte del nostro network, possiamo sognare in grande e possiamo appunto trasformare questi sogni che sembrano così irrealizzabili come il sogno dell'Ouest Plateau in realtà, passo dopo passo, no? Partendo da piccoli cambiamenti che però hanno tutte le carte in regola per crescere e appunto diventare i futuri Ouest Plateau nel sud Italia e anche altrove. E quindi il movimento appunto è in continua espansione e accogliamo ogni progetto che comunque ha delle ambizioni simili ed ha la ferma convinzione che noi uomini possiamo anche essere una forza positiva su questo pianeta, possiamo avere un impatto positivo sul paesaggio e sulle altre forme di vita.
che insomma condividono questo mondo meraviglioso insieme a noi. Ok, la prossima slide, next slide. Ecco, qui vediamo tutto il team di ERC, tutte le facce che fanno parte del team che è la fondazione, sono qua, non siamo in tanti come potete vedere. E giusto per chiarificare questa cosa, appunto, noi siamo un movimento globale e abbiamo questi 55 progetti che lavorano nel territorio, in diverse nazioni, e che sono delle entità indipendenti. E poi alle spalle di questo c'è la fondazione. La fondazione è quello che offre servizi a questi progetti, quello che cerca di sostenere il movimento globale, a espanderlo e tutti insieme a raggiungere dei risultati sempre più importanti, sempre più grandi. E qua, come potete leggere, ci sono insomma i servizi che noi offriamo, che sono scambio di conoscenze, monitoring evaluation, finanziamenti per l'avvio di progetti, quindi aiuto con fundraising, con la raccolta fondi, sia per ogni singola iniziativa, sia anche creando magari dei consorzi tra progetti. E poi le attività di divulgazione, sensibilizzazione ed educazione che hanno una forma sia concreta, ospitando volontari proprio fisicamente nei progetti, aiutando anche appunto i progetti nelle loro attività quotidiane, ma anche online tramite l'offerta formativa di ERC. E poi storytelling e comunicazione tramite, insomma, i nostri follower, che sono circa 60.000. Mi sa che non ho parlato della slide sull'impatto, ma spero che l'abbiate vista. Comunque ho parlato già abbastanza. Spero. E se avete domande poi alla fine su ERC, siamo qui io e Jan Hein e possiamo rispondere. Grazie, Cristina. Grazie a voi. Allora. Grazie per tutto quello che avete fatto fino ad ora e per tutto quello che continuerete a fare. E passiamo la parola adesso a Daniela Saltarin, vicepresidente e direttrice generale di Platform Planet. Un applauso. Seguo, mi sentite? Non funziona? Bene, sentite bene? No, più che altro per loro. Allora, intanto come sono arrivata qui? Perché come siamo arrivati qui? Perché abbiamo scoperto il progetto di Roccia Viva dalla piattaforma internazionale Franco the Planet, che poi vi farò vedere. E mi è piaciuto tantissimo, in particolare l'ho seguito io questa cosa qua, e ho contattato Piero. E cercavamo dei progetti simili in Italia che non avevamo ancora trovato modo di sviluppare e abbiamo chiesto se potevamo essere utili nell'unirsi al gruppo di lavoro per le competenze che abbiamo. E con l'occasione di questo evento sono venuta qui dal Veneto, come ha detto prima il nostro Piero, proprio perché volevo vedere sul campo le attività che erano state fatte o cosa, e sono entusiasta perché era proprio il progetto che cercavamo per lanciare in Italia queste iniziative, perché ha un periodo di sperimentazione già comprovato, poi Piero naturalmente racconterà tutti i dati tecnici del progetto, e ha tutte le caratteristiche per diventare esempio per molti altri progetti simili in Italia. Io mi auguro veramente che, se possibile, attraverso il network che creeremo, di poterlo far arrivare ovunque in Italia, ma poi anche di esempio all'estero. Allora, presento un po' Plan for the Planet. Plan for the Planet oggi è una fondazione internazionale, ormai è un movimento. È nata nel 2007 dall'idea di Felix Linbiner. Vedete nelle foto questo bambino che oggi, l'8 ottobre prossimo, compirà 25 anni, quindi ormai
è già partito per il suo viaggio da adulto. Nel 2007, per una ricerca che fa a scuola sulla crisi climatica, si preoccupa moltissimo degli effetti, capisce, percepisce che sta succedendo qualcosa di grave per il mondo. E lui si preoccupa del fatto che per noi adulti la questione è abbastanza, cioè, noi che abbiamo già percorso una vita lunga, per noi insomma 20 anni, 30 anni, cosa resistere? Ma lui, che allora aveva 9 anni, si rende conto che per la sua generazione potrà essere un problema molto grave, e si attiva come? Guardandosi intorno, cercando se ci possono essere delle soluzioni. Incrocia la storia di Wangari Maathai, che non so se conoscete la storia di questa grande donna, comunque è un premio Nobel, lei era una veterinaria kenyota, e nel 2004 è stata la prima donna che ha il primo premio Nobel dato per la pace sull'impegno alla crisi climatica. Nel 2004 hanno associato l'importanza della pace alla crisi climatica, perché questa è effettivamente, come stiamo vedendo, uno degli impatti più importanti per quanto riguarda le situazioni di guerre e di disturbo nel mondo. Lei nel 2004 ha ricevuto il premio Nobel per questo, e la sua più grande attività era quella di piantare alberi. Le ripiantava in Africa, infatti lei negli anni 70 aveva lanciato il movimento della Green Belt. Felix decide anche lui di promuovere fra la sua generazione, fra i bambini come lui, l'attività di piantare alberi, ma diventa anche un potente comunicatore. Prima di tutto fa di tutto per conoscere Wangari Maathai, e ci riesce, e diventa il pupillo di questa straordinaria donna. Nel febbraio del 2011 lui, con la sua associazione Plant for the Planet, parla alle Nazioni Unite, e vi suggerisco di cercare su YouTube questo bellissimo video in cui lui parla alle Nazioni Unite da bambino, e vi garantisco che ha fatto un discorso a braccio. Non è andato con niente di scritto, lui ha parlato davanti alle Nazioni Unite, e lì ha lanciato la campagna Stop Talking, Start Planting, dicendo basta parlare, adesso cominciamo a piantare, perché una delle attività, non è l'attività risolutiva, ma è l'attività che aiuta a mitigare la crisi climatica. E fa questo straordinario discorso e lancia allora la campagna del piantare più alberi possibili. Nel novembre 2011 hanno detto che Wangari Maathai, insieme alle Nazioni Unite, aveva lanciato una piattaforma internazionale dove le associazioni o altri, insomma, i progetti di messa a dimora degli alberi potevano essere appoggiati su questa piattaforma per la ricerca di fondi. Una piattaforma totalmente gratuita, che è la piattaforma che è delle Nazioni Unite e aveva come nome tutelare Wangari Maathai. Wangari Maathai nel novembre 2011 muore, e le Nazioni Unite passano a Plant for the Planet la gestione e lo sviluppo della piattaforma internazionale. Nel 2015, con il COP di Parigi del 2015, si comincia a parlare sempre di più di crisi climatica, ed infatti comincia nel 2015, viene istituita in Plant for the Planet il format educativo, la One Day Academy, dove vi parlerò di questo. Comunque si comincia a parlare di crisi climatica attraverso i ragazzi. Nel 2018 poi arriverà il fenomeno Greta Thunberg, e i bambini, i ragazzini di Plant for the Planet si uniranno al Friday for Future, che poi viene sviluppato nel 2018. Nel 2019, a fianco della piattaforma, Plant for the Planet sviluppa anche un'app totalmente gratuita che chiunque può scaricare sul proprio telefono e donare per gli alberi, scegliere quale progetto unirsi e donare gli alberi.
Poi nel 2020 a Davos, World Economic Forum, scusate se ho sbagliato la sessione, comunque viene lanciata proprio la grande missione della One Trillion Tree Campaign. Nel 2019 il responsabile scientifico di Plan for the Planet, che era un professore dell'Università di Zurigo, aveva studiato quanti terreni potevano essere diciamo sede di messa a dimora degli alberi, e fatto un conteggio degli alberi, il numero che è risultato è che c'era la possibilità di piantare 1.000 miliardi di alberi. Nel 2020 è partita la campagna internazionale vera e propria. Puoi girare Cristina? Ecco, questa è una breve sintesi della campagna Stop Talking, Start Planting, e vedete nelle due foto i progetti che sono attivi nel mondo da questa piattaforma. In Italia, come vedete in basso, c'è solo l'unico progetto presente in Italia in questo momento, è il progetto di Magnus Locus di Roccia Viva, non ha ancora questo nuovo in piattaforma, lo avrà dal prossimo anno, ed è in questo momento affidato a IRC, che si è fatta tramite per la raccolta fondi e quant'altro. In Spagna, come vedete, ce ne sono 5, 4 sono di Plan for the Planet e uno è di IRC. Speriamo quanto prima di poter vedere aumentare il numero di progetti anche in Italia, e proprio quello di cui noi ci facciamo prima di tutto promotori è di portare avanti l'esempio di Roccia Viva, appunto. E questa è la campagna nostra. I due pilastri grandi di Plan for the Planet sono i progetti di riforestazione. Al momento siamo a più di 15 miliardi di alberi in tutto il mondo. E l'altro progetto è, visto il grande successo, la grande forza di impatto mediatico della parola di Felix, è quella di insegnare ai ragazzini. Puoi girare, Cristina, di cortesia? Grazie. Ecco qua, le accademie di Plan for the Planet. Se ricordate, prima ho detto che nel 2015 al COP di Parigi si è cominciato proprio a parlare tantissimo di crisi climatica, è stata la svolta in quel momento lì, e a far parlare chiunque il più possibile e bene di crisi climatica. Ecco, in quell'epoca la Plan for the Planet ha presentato alle Nazioni Unite il proprio format educativo ed è stato certificato, ed ancora è certificato dalle Nazioni Unite. Le portiamo in giro per il mondo. Se vedete nella mappa laterale ci sono i puntini gialli, che sono tutte le accademie di ragazzini che abbiamo diplomato finora, ed è una giornata formativa che dà l'abbrivio praticamente all'insegnare ai bambini e ai ragazzini a comunicare la crisi climatica. Mentre all'inizio, quando ha cominciato Felix, bisognava anche trasmettere molto ai ragazzini che cos'è crisi climatica. Negli anni poi le scuole hanno cominciato a parlare sempre di più, gli strumenti sono aumentati di acquisizione della materia, però in parallelo non sono raffinate le capacità di comunicazione dei ragazzini, che in realtà sono molto più potenti di quelle degli adulti, perché l'abbiamo visto proprio per esperienza che i ragazzini, i giovani, cominciano a parlare sempre di più di questa cosa qui. Allora noi si cerca di dare gli strumenti più esatti possibili, sviluppando anche la loro capacità di comunicare. Quindi adesso ci concentriamo soprattutto sulla capacità di comunicazione, sul parlare in pubblico, su come fare, dando anche naturalmente gli strumenti veri e propri, tecnici, più precisi possibile. Ma l'esperienza che stiamo avendo è straordinaria, perché sono veramente dei grandi comunicatori. Fatta un'accademia, poi loro partono in tranquillità. In Italia, Plan for the Planet Italia è una realtà di un ente giuridico italiano. Così, praticamente in tutto il mondo gli enti giuridici autonomi, sempre legati a Plan for the Planet, sono solo in Italia e in Spagna.
In Italia siamo partiti tardino, perché prima lavoravamo solo con la Germania, ma avevamo bisogno di un mezzo giuridico italiano, c'è, adesso sicuramente c'è. Siamo partiti alla grande col 2019, purtroppo si è bloccato tutto con il Covid. Abbiamo ricominciato con le accademie praticamente nel 2021 e l'anno scorso abbiamo diplomato circa 250 ragazzini tra Piemonte, Lombardia, infatti. E si stanno moltiplicando autonomamente adesso, perché ogni volta facciamo un club, dove c'è il club nasce, dove c'è l'accademia nasce un club e i ragazzi si muovono in autonomia. Speriamo di poterlo fare quanto prima anche qui, proprio perché l'aiuto che i ragazzini possono dare nella comunicazione di questo progetto può amplificare tantissimo il messaggio e quindi diventare, dà sempre più forza all'opportunità. Ecco, noi siamo qua che lavoriamo adesso pieni di entusiasmo, perché speriamo quanto prima di poter dare un avvio velocissimo a tutto quanto. E passo la parola a Pietro. Grazie. Sì, grazie Daniela, mi ha fatto arrivare a Piero, grazie per il tuo entusiasmo, la fiducia e proprio il sbrilluccio che io avevo fatto un è rimasto parola a Piero, così può raccontarci, c'è già accennato, però so, magari ci puoi dare una panoramica di tutto ciò che è stato fatto fino ad ora sul territorio, quello che è il programma per quest'anno e poi la programmazione anche dal 2024. Dopodiché ci sarà uno spazio alle domande, agli interventi liberi. Vai. Grazie. Allora, Cristina, non so se mi puoi mettere l'aspetto così, si è tolto. Ok. Allora, diciamo che è bello quello che ha detto Daniela, che è importantissimo piantare alberi. Secondo me il lavoro è ancora più profondo, cioè nel senso piantare alberi è un gesto importante. Il lavoro profondo è come interveniamo, cioè come noi interagiamo con l'ambiente circostante a noi. Cioè noi ci siamo affiancati in questi 6 anni di lavoro a tantissimi esperti, tra cui una delle più grandi permacultrici italiana che è Sabina Parodi, Jean-Claude che è il nostro mito. Ma anche grazie alle nostre esperienze di studio e di esperienze all'estero, quello che è importante non è solo la piantare alberi, che è quello, diciamo, la lobby più grande ora sul pianeta, ma fare un lavoro proprio più profondo con intanto di osservazione di che, come funziona la natura, perché a volte viene molto settorializzata e cioè si parla nel mondo scientifico, invece ognuno di noi è capace con l'esperienza e con l'osservazione a rendersi conto di quello che succede intorno a sé. Quindi non si parla solo di piantare alberi, ma noi cerchiamo di andare in profondità con soprattutto la gestione dell'acqua, perché l'acqua nei nostri territori mediterranei, soprattutto Basilicata e Puglia, distrugge tutto, perché non c'è vegetazione sul terreno, le piogge. Intanto la parte del suolo argillosa va a valle, quindi rimane sabbia, si desertifica e porta insieme tutti i nutrienti che poi si scaricano nei fiumi e poi nel mare. Quindi il suolo sta morendo. Scusi, sto parlando. Cioè, invece di focalizzarsi solo sul piantare alberi, in realtà ci si focalizza sull'acqua e soprattutto sul suolo, che è praticamente l'intestino, cioè come se fosse un intestino e va arricchito di microorganismi, di micorrize, che sono i funghi con cui gli alberi poi comunicano. Quindi va fatto tutto noi abbiamo fatto in questo tutto un lavoro di arricchimento del suolo, aggiungendo materia organica, che può essere l'etano, può essere facciamare con la lana per creare l'umidità, e poi soprattutto i lavori sulla terra. Cioè lavori proprio di movimento terra per poter far sì che l'acqua non abbia il potere distruttivo che porta tutto a valle, ma soprattutto entri in forma, la chiamiamo in quarta fase, cioè l'acqua entra in forma capillare, quindi è più assimilabile sia dalle piante che dagli organismi che sono nel suolo. Quello fa sì che il suolo si inizia
si diciano anche alle infinite relazioni di studiosi di collaborazione, e quindi il suolo si arricchisce sempre di più e diventa proprio un raccoglie del seme dell'albero. Se noi invece piantiamo in terreni deserti, piantiamo il silbo e l'albero la maggior parte delle volte muore, intanto perché non ha una rete di organismi intorno a sé, non può comunicare, rimane lì, l'acqua arriva come le piogge che abbiamo avuto quest'estate in maniera violenta, non assorbe nulla l'acqua e muore. Quindi è tutto un lavoro più profondo che mi auguro, cioè sono sicuro che lo potremo fare assieme, poi spiegherò come. E anche con i arsi è proprio quello, cioè nella foto che avete visto in Cina non è solo piantare alberi, proprio gestire l'acqua, prima gestire il sole e poi gli alberi tornano da sé. La natura come in noi, basta darle un clic, quella va da sé. Vabbè, intanto che il partito lavori per Goccia Attiva come gruppo volontario è partito nel 2019, questa è stata la fase sperimentale che è finita a dicembre scorso, 2021, dicembre-gennaio, e diciamo ci siamo focalizzati sulla Mastrella Fiorita, peccato che Giuseppe non è venuto, e abbiamo abbiamo piantato un totale di 4 ettari con 8.000 piante. La cosa bella anche di lavorare così è che torniamo continuamente sul terreno per vedere come le abbiamo piantate. Abbiamo usato diverse tecniche per piantare. È inutile fossilizzarsi su un modo di fare le cose se il suolo cambia da un metro all'altro, come cambiamo noi? Cioè è inutile avere delle tecniche con cui piantare gli alberi. No, si osserva e si prova, si sperimentano tante cose. Quindi abbiamo finora una sopravvivenza del 60% delle piante, che è tantissimo, contando il tipo di suolo che abbiamo qui, che ormai dalle strette cioè molto povero, e le estati che stiamo avendo, che sono moltissimi, c'è cioè tantissimo tempo senza pioggia. Quando arriva la pioggia, il temporale, il suolo non assorbe nulla, perché viene scivolato tutto a valle, quindi non è stato semplice. E alla Fiorita ci siamo focalizzati su questi tre punti, diciamo, la fase sperimentale, soprattutto questa collina che vedete qui, da questa, che non è semplice, non è stato semplice di volontari, perché c'è una pervenza alta, bisogna trasportare gli alberi, l'età, abbiamo fatto un grandissimo lavoro, e l'anno scorso abbiamo iniziato questa realtà a piantare. Quindi questa è stata un po' la fase sperimentale, senza contare tutti gli alberi che abbiamo piantato anche negli altri periodi di cui vi parlerò dopo. Quindi la fase sperimentale è stata questa, il progetto di coda. La prossima qui. Ok, questa è la fase, diciamo, la fase sperimentale finita nel dicembre del 2021. Daniela mi contatta, ero già parte di RC, di Ecosistema Sargent, con Cristina. C'è la creazione di Magnus Lupus, che è il progetto di cui parliamo oggi, che includerà principalmente questi tre protagonisti. E quale sarà, diciamo, ora parliamo della fase 1, che è quest'anno, e poi la fase 2, di cosa vogliamo fare. Quindi questa fase inizierà a ottobre, presto, e finirà a dicembre, sempre alla Masseria La Fiorita, dove ripristineremo un lago. Quindi è la prima volta che facciamo un lavoro di questo tipo. Era un lago già esistente, non è che andiamo a scavare così. Era un lago esistente che si è edificato. Siccome non c'è più vegetazione intorno, le piogge scavano la parte argillosa del lago, che è quella impermeabile, arriva a valle e si svuota il lago, non c'è più il lago. Quando si svuota il lago è un problema, perché l'acqua scende in maniera violenta, infatti più a valle c'è un canale di erosione gigantesco, che viene lasciato lì così. Invece, ripristinando piano piano l'ecosistema, si va anche a risolvere questo problema di erosione. Che se voi vi fate un giro in macchina e iniziate ad avere l'occhio, praticamente dappertutto. Cioè, i suoli che vediamo intorno a noi non produrremo più a un certo punto. Quindi bisogna agire. Quindi faremo il ripristino di un lago, spero presto, prima delle piogge, se no che non si continuano là. E poi ripianteremo un ettaro alla Fiorita e un ettaro a Oppido Lucano, dove c'è Pasquale, che è il proprietario di questo terreno, e lui si occuperà di un gruppo di volontari che lavoreranno qui. Quindi questa è la fase sperimentale, la fase del progetto che la chiamiamo fase 1.
e pianteremo 4.000 alberi quest'anno. Se ci volete aiutare, siete sempre i benvenuti. Ok, prossima. Diciamo che in questi anni abbiamo cercato di intanto creare rete sul territorio, che è quello che era uno dei punti principali dell'associazione, e abbiamo iniziato a includere tantissime terre all'interno del progetto. Ora, noi abbiamo fatto tutto in maniera volontaria fino ad ora, quindi le risorse sono abbastanza limitate. Abbiamo lavorato di domenica mattina e abbiamo fatto il possibile. Poi magari ci siamo dimenticati di prendere il video, ma secondo me lo vedono. Sul nostro sito c'è tutta la documentazione, anche i video documentari di quello che abbiamo fatto. E quindi abbiamo ora la disponibilità di diverse terre che fanno parte della rete, tra cui anche quella di Tiziana, per esempio, che è a Gradina, c'è quella di Pasquale, non so se ci sono qui presente. Vabbè, ci sono altre terre, e quindi diciamo che la rete delle terre si espande e vogliamo inserirla tutta all'interno del progetto Magnus Bucus. E abbiamo con Daniela e Cristina e Iane, abbiamo deciso di intervenire su terreni, su 30 ettari di terreni sparsi tra la Puglia e la Basilicata. Questo progetto può essere, intanto non lo vedo solo in, cioè il potenziale che vedo è enorme, perché se riusciamo a includere sempre più terreni in tutto il sud Italia, si può proprio creare una rete di terreni, una cintura verde, tra virgolette. Però ora iniziamo tra 30 ettari, senza fare troppi soldi così. Quindi 30 ettari a partire dal prossimo anno. E il totale delle piante su 30 ettari, che mettiamo a 60, cioè 60.000 piante. Questo progetto non si sa quando va a termine, perché dipende, una delle risorse che avremo, sia di persone ma anche finanziarie e anche di mezzi, di strumenti, perché comunque intervenire su un suolo molto povero c'è bisogno di tantissimi elementi, cioè dall'escavatore che ti viene a fare i lavori, poi devi chiedere il permesso alla regione, ma aspetta 2 anni che la regione ti risponde al telefono prima, poi mandi le autorizzazioni. Diciamo, c'è tanto lavoro da fare. Speriamo che questa collaborazione anche con enti più forti, perché fino ad ora le autorità locali, peccato un po' di terra senza andare, le autorità locali hanno fatto un po' orecchie da mercante, cioè non ci hanno molto calcolato. Anzi, quando abbiamo chiesto dei territori in città, hanno detto prima sì, e poi hanno detto, ma sapete che siete responsabili legali, ora voi se succede qualcosa, un bambino cade su quel terreno, siete responsabili tu, ho detto allora niente, cioè non mi servono i territori. E quindi lavoriamo per ora su terreni privati, di gente di cui ci fidiamo, della rete, che ci firmeranno un contratto di contratto d'uso, diciamo, fino a nuove, quindi alla Fiorita abbiamo lavorato con un contrattino così, diciamo, se entra in campo un altro dottore, per gli arsi, cerchiamo di fare le cose fatte come dovere. Mi ricordo se c'è una classline, Cri. Sì. E quindi, Magnus Lucas, grazie alla professoressa che mi ha detto che io avevo detto un nome così. quindi significa grande bosco. In realtà io mi è venuta l'idea della Magna Grecia. Poi ho detto grande bosco, ma io ci ho lucus anche in Italia. Non so se mi sbaglio, se non mi leggi qualcosa. È terra di boschi, quindi l'idea di creare una grande cintura verde, un potenziale infinito. Perché intanto possiamo lavorare con i privati, piano piano. Se abbiamo un contratto fatto bene, che ci almeno ci dia l'opportunità, diciamo, la sicurezza che gli alberi non vengano toccati, almeno 25-30 anni, poi l'idea è di farli diventare riserva naturale e quindi creare sempre più boschi. Nonostante questo lavoro sul bosco, noi comunque facciamo formazione, che non si tratta solo di creare il bosco, e anche creare agroriforestazione, creare orti assimilati a frutteti, cioè non è solo il bosco, però ora iniziamo dal bosco, perché la collaborazione è questa. Per il privato naturalmente può usufruire anche di quello che noi sappiamo fare, il know-how per sviluppare più idee sulle loro terre, perché ormai coltivare il grano per avere una PAC annuale non ti porta più da nessuna parte, per 200 euro su un ettaro, che tra un po' non diventerà più, non va bene. Quindi noi siamo proprio in un momento dal basso per cambiare piano piano il paradigma sia dell'agricoltura, ma soprattutto per riportare
il bosco, perché è importantissimo. La funzione del bosco è incredibile, richiama le piogge, richiama tutti i microrganismi, la flora, la fauna, l'espressione dei semi, l'acqua, richiama l'acqua delle profondità, cambia il clima, cioè sono tantissime le cose. E quindi diciamo che finalmente, grazie a Daniele, grazie a Gianni, Cristina e a Ashley, a tutta la scuola di Ersi, siamo entrati in una rete molto più grande e siamo ora gli unici in Italia, sia come IRC che come platform. Quindi è un'opportunità gigantesca. Potremmo anche diventare noi un polo educativo sia per i bimbi con le accademie, ma per chiunque voglia fare questo tipo di lavoro. E quindi questi sono i tre protagonisti. Noi, diciamo, come Roccia Viva ci impegniamo a mettere in opera i progetti, fare rete sul territorio, ricerca dei reni. Dicevo, per ora stiamo con i terreni dei privati. Chissà se si svegliano dal comune o provincia, potremmo anche intervenire sui terreni pubblici e anche vedere diverse pratiche per improvare sempre più terreni. Per esempio, a Ferrara c'è stato quello della cintura verde attorno alla città, il progetto della cintura verde. Poi c'è organizzazione, corsi ed eventi che continuiamo a fare, la partecipazione a bandi e concorsi. Plan for the Planet invece, coordinamento attività, quindi Daniela si è presa una bella responsabilità con pazza come me, affiancamento alla progettazione, quindi ci aiutano a progettare soprattutto con i fondi, la ricerca dei fondi, quindi Daniela si occupa proprio di questo, anche perché le aziende di una certa grandezza nel 2024 saranno obbligate a avere un documento di responsabilità che devono fare degli interventi per il cambiamento climatico. Quindi inserirsi in quello che è buono. Naturalmente senza svenderci, io non mi sono mai svenduto. Quindi eticamente io non ho mai accettato i soldi né della Total né della Shell che sono venuti a bussare alla porta. Ho sempre detto no. Quindi questa, poi la gestione legale, il donor scare, quindi vedere, diciamo, occuparsi di chi vuole donare, i progetti di educazione e di sostenibilità per le scuole, quello che diceva prima. E poi c'è IASI che ci aiuteranno a gestire i flussi volontari. Io tutte le settimane sto rifiutando volontari che vogliono venire ad aiutarci perché non ho ancora il posto per ospitarli. La rete internazionale, perché loro hanno comunque 55 campi in tutto il mondo. Corsi e opportunità di formazione che loro fanno in continuazione online. Knowledge exchange, immaginate che su 55 campi che siamo tutti su un gruppo WhatsApp, ogni settimana c'è un corso. Corso sui rompi compost, corso sulle tecniche di riattivazione, quindi la formazione continua. Monitoring e evaluation è praticamente, non è che piantiamo l'albero e ci vediamo. Ogni anno andiamo a vedere che cosa succede al suolo, cosa succede all'albero, cosa succede a se arrivano gli uccelli, se arrivano cioè stiamo lì a fare ricerca scientifica. E poi c'è storia italiana, comunicazione per passare il messaggio di quello che sta succedendo già, senza che siamo, che comunque tutti vediamo bombardati da informazioni negative dal televisore, invece c'è tantissimo positivo che sta emergendo. Poi Ciao, grazie. Praticamente, oltre a questo, voglio ancora una volta nominare sia l'AIMF, che ci stanno dando dei fondi per piantare alberi, e poi a me piacerebbe, ho invitato anche la Fondazione Nuova Specie, perché vorrei iniziare a fare diverse collaborazioni sul territorio su gente che comunque fa permacultura, cioè su gente che si occupa di creare un mondo sostenibile, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista dell'ambiente che ci circonda. Non so se finisce. Voce, ma no, non c'è più niente. Questo, Serena, Serena. Bravo, Leone. Io ti consiglio di farla vedere il video. E quindi, prima del... Sì, facciamo un paio di minuti di pausa dopo questo video bello che abbiamo fatto. No, abbiamo 2 minuti di pausa per questo video. Ok, allora 2 minuti di pausa, ci vediamo fra 2 minuti. Dopodiché vedremo questo piccolo video sull'associazione Roccia Viva. E poi se qualcuno avrà domande o vorrà dire la sua, ci sarà questo spazio aperto. Sì, volevo aggiungere l'ultima cosa, che vi ringrazio sia
questo medico che è Dieter, perché loro mi hanno contattato ed erano curiosi di vedere il lavoro sul terreno. Quindi li ho accompagnati sul terreno e mi hanno dato tantissimi spunti di collaborazione, perché diversi di pari che Dieter con la sua, non so se che cosa è una situazione, la sua startup vorrebbero fare soprattutto collaborazioni per quanto riguarda la ricerca scientifica, sia del tipo di piante che resisterebbero al cambiamento climatico, le specie di piante, sia proprio il remote sensing, quindi vedere come va avanti quello che succede sul terreno con i droni, vedere un po' fare anche monitoraggio sia dell'erosione dei suoli che idrologico dell'acqua, come cambia il corso dell'acqua sul terreno. E quindi grazie per il vostro interesse. Grazie. Io sono molto interprete. E per me la cosa più bella è questa, cioè che Daniele incontra Domenico, non è il problema. Perché se lui non rimane chiuso nel suo, non andiamo da nessuna parte. Due minuti di pausa, grazie. Grazie. Lei ci può rendere amministratore, lo condividiamo noi. Sono come quello che ha detto tu, riascolta, ora lo mettiamo, quindi mette lei, così lo possiamo dire anche loro, ci hanno organizzato e lo mettiamo noi.